territorio dove filari di vitigni si susseguono quieti a perdita d'occhio, dove castelli si stagliano su dolci colline e antiche cantine custodiscono vini dalla tradizione millenaria. Sono i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, le Langhe, il Roero e il Monferrato. Terre di romanzieri, di battaglie e di aristocratici, ma sopra ogni altra cosa, terre di vino. Il Monferrato è entrato nell'UNESCO non tanto per il paesaggio vitivinicolo, in quanto qui in Monferrato circa il 50% del territorio è coltivato a vigneto, contrariamente alle Langhe dove è più del 90%. Legato proprio alla cultura del vino sono gli Infernot che si trovano in questa zona. Sei sono le componenti di questo sito. La prima e forse la più nota è la Langa del Barolo, uno dei prodotti enologici del Piemonte dal maggior prestigio internazionale. La seconda componente è il castello di Grinzane Cavour, dove il conte Camillo Benso, conte di Cavour, nella prima metà dell'Ottocento, si produce nelle prime sperimentazioni sulle tecniche di produzione dei vini rossi piemontesi. La terza e la quarta componente sono le colline del Barbaresco e quelle di Nizza Monferrato del Barbera, che hanno dato rispettivamente il nome a due vini che hanno accresciuto a livello internazionale la gloria di questi colli incantati. A Canelli invece è presente la quinta componente, che ha reso i paesaggi vitivinicoli del Piemonte un luogo unico nel panorama mondiale. La produzione di asti spumante che viene conservata nelle sontuose cantine dei viticoltori locali. La sapienza popolare è ulteriormente rintracciabile nella sesta e ultima componente di questo sito, quella legata alla peculiare tecnica di conservazione dei vini presente nel Basso Monferrato, quella possibile all'interno degli Infernot. All'inizio dell'Ottocento, più o meno nel 1830, i contadini hanno cominciato a scavare nelle vicinanze della propria cantina questi ipogei, che vengono chiamati Infernot. La parola Infernot deriva dall'antico francese inferno, che era la cella più chiusa e più angusta delle prigioni. Questi Infernot sono degli oggetti perfetti. Il più profondo è di 17 metri. Lo scavo, la profondità media di un Infernot è dai 6 ai 7 metri. Quindi non c'erano né putrelli né travi per sostenerle. Nello scavo c'era la stessa tecnica delle catacombe o delle tombe etrusche, cioè dal pieno si passa al vuoto. Tutto quello che veniva estratto veniva messo nei campi. Venivano messi in questi Infernot le bottiglie più pregiate, che ricordavano momenti di gioia, quindi le bottiglie che ricordavano matrimoni, ricordavano feste particolari, battesimi, eccetera. Qui in Monferrato ci sono dei buoni vini, quello autoctono è il Grignolino, che non ha però avuto la presa, l'importanza dei Barolo e del resto. L'insieme di questi elementi ha reso i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato un autentico patrimonio dell'umanità sancito nel 2014 dalla Commissione UNESCO. Un percorso unico di questi territori, Langhe, Monferrato e Roero, proprio legati a quello che è la profondità di una cultura territoriale piemontese. Patrimoni inclusi nella lista UNESCO seguendo due motivazioni fondamentali. I paesaggi culturali vitivinicoli piemontesi offrono una eccezionale testimonianza vivente delle tradizioni di viticoltura e vinificazione che vantano una lunga storia e che sono state continuamente migliorate e adattate fino ad oggi.
Carlin Petrini e Langarolo, l'Università di Pollenzo del cibo, lo slow food, nasce tutto dalle Langhe. Inoltre, i vigneti delle Langhe Roero e Monferrato costituiscono un esempio eccezionale di interazione dell'uomo col suo ambiente naturale. Grazie a una lunga e costante evoluzione delle tecniche e delle conoscenze sulla viticoltura, diventando così un punto di riferimento internazionale.